Abbiamo visto la volta scorsa quanto riguarda la propagazione di incertezze. Dalle misure dirette a quelle indirette. Le otteniamo utilizzando calcoli più o meno semplici, è necessario sapere come un'incertezza sulla misura diretta ha effetti sul risultato del calcolo. È ovvio che non posso, partendo da grandezze che hanno incertezza, ottenere grandezze che non ne hanno. Okay. Abbiamo visto ieri, per esempio, che l'operazione più semplice, quella di somma, è tale che l'incertezza della somma di grandezze fisiche è la somma dell'incertezza dei due addendi. L'incertezza del primo addendo più quella del secondo. Lo stesso vale per la differenza. L'incertezza della differenza A meno B o B meno A, come volete, è comunque la somma delle incertezze. Che io sommi o sottraggo le incertezze, o comunque l'incertezza finale è la somma delle due. Riassumo un po' quello che abbiamo visto l'anno scorso. L'incertezza di un multiplo n volte A, dove n è un numero fisso, è il multiplo dell'incertezza di A. Questo è facile da capire. Se ad esempio A fosse 2, è come scrivere A più A, quindi avrei A più A, che è delta A più delta A, cioè ho due volte A delta A. Questo non è altro che una sintesi di questo nel caso che gli addendi siano tutti uguali a questa grandezza. Ok? Niente di nuovo qui qua. Tutto chiaro o no? Che cosa succede invece se abbiamo a che fare col prodotto, il rapporto e la potenza? Supponiamo, riprendiamo l'esempio di ieri, abbiamo il nostro rettangolo, B è la base A, altezza, vediamo se riesco a recuperare il numero di ieri. L'altezza A era 1,3 più o meno 0,1 cm, la base 2,4 più o meno 0,1 sempre cm. Abbiamo visto ieri il calcolo del perimetro, vediamo adesso il calcolo dell'area, un esempio del prodotto tra due grandezze. Ok? So che posso ragionare nello stesso modo di ieri e direi il rapporto ha come valore massimo possibile il massimo dei due valori di A e di B, come minimo possibile il minimo dei due valori di A e di B. Poi fare il valore medio dell'intervallo di determinazione come lettura e la semiampiezza dell'intervallo come incertezza. Esiste una strada più semplice. Okay? Agevole il calcolo, è la seguente: se sono interessato al prodotto A per B, chiamiamolo B, si confonde col perimetro, chiamiamolo A grande, area, l'area del nostro triangolo la calcolo come base per altezza, giusto? Ora, anche l'area sarà data da il valore di lettura più o meno l'incertezza sull'area. T
quanto concerne la lettura dell'area, questa è semplicemente data dal prodotto delle letture di base per altezza, cioè il prodotto di 1,3 per 2,4 cm. Ok, come ieri facevamo la somma di A più B per avere semifreddi. L'incertezza dell'area del prodotto è data dalla seguente relazione. L'incertezza relativa dell'area è la somma delle incertezze relative di base e altezza. Se moltiplico tra di loro due grandezze fisiche diverse, il risultato del prodotto è un numero la cui incertezza relativa è la somma delle incertezze relative dei fattori. Okay. Di conseguenza, questo lo nel caso nostro cosa otteniamo? Allora, la lettura dell'area vale 1,3 cm per, non mi ricordo mai, 2,4 cm. Quindi centimetri quadrati. Qui, mentre calcolo la lettura di A, scrivo tutte le cifre che mi dà la calcolatrice. Quando però riporterò il risultato, sarà l'incertezza assoluta di A che mi dice come scrivere l'area. Attenzione, per adesso ce le teniamo tutte. Gli arrotondamenti, cioè decidere mi fermo qui o mi fermo lì con le cifre, devo farli solo alla fine, perché più arrotondo un passo intermedio, più sbaglio. D'accordo? L'incertezza relativa di A è data dalla somma delle incertezze relative, quindi vale l'incertezza relativa dell'altezza diviso l'altezza più l'incertezza della base diviso la base, cioè delta A è 0,1 cm fratto 1,3 cm più 0,1 di nuovo diviso 2,4 cm. Potevo anche non scriverlo. Otteniamo punto 1 diviso 1,3 più 0,1185. Quindi l'incertezza assoluta su A vale questo numero per la lettura, per A, vale quello che ho appena calcolato volte a 0. Quindi moltiplico il numero che ho appena trovato, 0,118 eccetera eccetera, che è senza unità di misura, per 3,12 cm
quadrati e ottengo 0.37 centimetri quadri. Fatemi rifare il calcolo per sicurezza. Però, dimmi. Quindi l'incertezza relativa fra l'area per l'area. L'area. Sì, 0.37. Quando calcolo l'incertezza, usando la calcolatrice o qualsiasi cosa uso per calcolarla, io ho un numero per esempio che ha 0 unità, 3 decimi, 7 centesimi. Normalmente si tiene per buona nell'incertezza una sola cifra significativa, qui sono due, questa è eccessiva, già una è più che sufficiente. Quindi teniamo buono la cifra significativa diversa da zero più a sinistra, quella più grande, che è il 3, quello dei decimi. Siccome butto via il 7, che è più grande di 5, quindi diventa 4. Quindi l'incertezza relativa sull'area è 0,4 centimetri quadrati. Ok? Voglio calcolare l'incertezza assoluta sull'area. Per farlo utilizzo questa relazione. Siccome l'area è un prodotto, l'incertezza relativa del prodotto è la somma dell'incertezza relativa dei fattori. Ok? Quindi calcolo questi due numeri e li sommo. 0,1 diviso 1,3 più 0,1 diviso 2,4. Ottengo 0,11 eccetera eccetera. Questo numero rappresenta il delta A sub A. Per avere il delta A grande devo moltiplicarlo per l'area, che è 3,12 centimetri quadri. Eccolo qua. 0,11, 3,12, ottengo 0,37. Ok? Qui nell'incertezza tengo buona una sola cifra significativa, che è la più grande diversa da zero, è il 3, cioè quella dei decimi. Il 7 lo butto via, 3 diventa 4 perché butto via un 7. Quindi l'incertezza relativa dell'incertezza assoluta sull'area è di 4 decimi di centimetro quadro. Certo. Adesso decidiamo come scriverlo. Però, siccome noi abbiamo già deciso di mettere una sola cifra. No, sull'incertezza, non sulla lettura. Questa è l'intelligenza, sì, non è altro. Dipende però dall'incertezza. Comunque, qui ho informazione, ho l'incertezza, è sul decimale, non sul centesimo, perché questo è già incerto, questo è quello che mi dà informazione. La prima cifra su cui ho la cifra significativa più a destra sono i decimi, non i centesimi. Perché se sono incerti i decimi, che senso ha andare a parlare di centesimi? Nessuno. Sì, ma nel senso lei ha detto che scrivere il 3,12, dobbiamo vedere come scrivere il 3,12. Appunto, ma prima di sapere come scrivo devo avere informazioni sul delta A. Sì, ma se sappiamo che vale solo una cifra. L'incertezza, non la lettura, sono due numeri diversi. Nell'incertezza ne tengo sempre una, la lettura dipende da quel numero che ottengo. Potrei avere 10, 15, 20 cifre significative, dipende da cosa ottengo. Quindi ripeto, A è 3,12 più o meno 0,4 centimetri quadri. Siccome l'incertezza cade sul, fatemi scrivere meglio questo 4, sui decimi, il 2 devo buttarlo via. E quindi l'area è il prodotto, quindi di base per altezza, vale 3,1 più o meno 0,4 centimetri quadri. Ma questo lo so solo dopo che ho calcolato questo. Sì, ma noi sappiamo che, cioè non ho capito, almeno, cioè noi sappiamo già che dobbiamo prendere in considerazione una sola cifra.
delta A veniva 0,03, tenevi buoni centesimi. Ok. Ma se non lo sai prima di calcolarlo. Se non è sono 0,373783. Tenevi sempre 0,3, 0,4. Ok, quindi okay, quasi sempre una cifra, cioè quasi ci sarà quasi sempre una cifra decimale. Mi hai detto. Se qui veniva anziché 0,3,3, l'incertezza era sull'unità, buttavi via tutte e due con le punte la virgola. Dipende da cosa tieni per te. Ah. Quindi bisogna sempre trovare l'incertezza. Prego? Bisogna sempre trovare. Se no non puoi sapere come esprimi l'area. Se non hai l'incertezza non sai come esprimere l'area, fino a che cifra sì, no, ma dico, è sempre delta A oppure cambia sempre il problema? Ah, perché siamo interessati all'area, ma qualunque prodotto facciamo, ok? Devi trovare prima l'incertezza relativa, poi quella assoluta, e quella che dici come esprimere il risultato. Il risultato sull'incertezza assoluta dipende dai numeri con cui ho a che fare. A priori non è detto che l'incertezza cada sulle unità, sulle decine, sui centesimi o sui millesimi o sulle migliaia. Dipende da cosa abbiamo a che fare, dai numeri che ho fatto, ma qui cade sui decimi. Perché ti viene da 0,37? Qual è la cifra diversa da 0 più a sinistra? Il 3. E mi tengo solo quella. Mettere due cifre significative sugli errori è pieno di senso. È difficile da disegnare questo, mi rendo conto. Nell'incertezza me ne basta una di cifre. Qualche volta sul libro trovate anche due o tre. È esagerato. Tra l'altro tenerne una sola è anche molto più semplice. C'è come una regola? Sì, è una regola di convenienza. Cioè, è, visto che l'incertezza cade già sui decimi, che senso ha andare a specificare anche il centesimo? Posto che ne tengo una sull'incertezza, sul delta A, questo mi dice come scrivere A, l'area. E sarà il numero che trovo, dipende dal numero che comando. E in base al risultato? In base al calcolo delta A mi dice come esprimere il prodotto l'area. Ok? Faremo altri esempi. Quindi qui il 0,12, il 2, poiché butto via un numero più piccolo di 4, l'1 rimane, l'1 lo lascio com'è. Se fosse stato 0,17 veniva 3,2, se buttavo via un 7, un 6, un 9. Ok? Arrotondo, per eccesso se butto via una cifra da 5 in su per difetto, e lasciandolo com'è, da 0 a 4. 0 e 4 in più. Ok? Facciamo un altro esempio. Supponiamo di avere un cubo. Il lato L piccolo, con L che vale 3,61 più o meno 0,01 centimetri. Ho un cubetto. Voglio calcolare il volume con la sua incertezza. Chiaro il problema? Sì. Ho facciamo così, prima di calcolare il volume voglio la superficie di una faccia. Essa. L'area del quadrato. L'area del quadrato di lato L. Quanto misura la superficie di una faccia di quel cubo?
è la seconda, quindi ho una potenza. Incertezze relative dei fattori delta L su L più delta L su L, no, questi due sono uguali, quindi due volte delta L su L. Il volume è L per L per L, L alla terza, quindi l'incertezza relativa del volume sarà delta L su L più delta L su L più ancora delta L su L, cioè tre volte. Qui notiamo qualcosa: la superficie è il quadrato di L e la sua incertezza è il doppio dell'incertezza relativa di L. Il volume, che è il cubo di L, ha un'incertezza relativa che è il triplo dell'incertezza relativa su L. Quindi se ho una potenza, l'incertezza relativa della potenza è uguale all'esponente per l'incertezza relativa della base. Quindi supponiamo di dover calcolare la potenza ennesima di L, chiamiamola B. La grandezza B grande è uguale a N alla N. N è un esponente fisso. L'incertezza relativa di B vale N volte l'incertezza relativa di L. Tutte le volte che fate una potenza, indipendentemente da quale esponente, l'incertezza relativa del risultato è uguale a n volte all'esponente per l'incertezza relativa della base. Esponente, base. Prego. Ritornando al problema del volume. Certo. Se io volessi calcolare il volume del cubo, se quello è la lettura, non c'è problema. Ma sarebbe meno preciso fare, ad esempio, prima una faccia e poi il quadrato. Non ho capito niente. Calcolare il lato alla terza, sì, il volume. Sarebbe per caso meno preciso. No, è uguale. Uguale, sì. Quindi applichiamo quello che abbiamo appena visto. Fatemi tornare. L'incertezza relativa del lato nel nostro caso vale 0,01 diviso 3,61. Nel nostro caso è 0,00270 eccetera eccetera. Ok? Calcoliamo quella sulla superficie prima. Quindi l'incertezza relativa sulla superficie vale il doppio di questo numero. Quindi 0,00554. Per cui l'incertezza assoluta sulla superficie vale questo numero
delta S su S per S, cioè per il quadrato di 3,61. Ottengo 0,0722 centimetri quadrati. Anche qui tengo buono questo 7, questi due numeri li lascio stare, mi accontento del primo diverso da 0 a sinistra, quindi l'incertezza assoluta sulla superficie sono 7 centesimi di centimetro quadrato. Quindi, ripeto, delta S vale 0,07 cm quadri, S che è L0 alla seconda, uguale 3,61 al quadrato, 13,0321 cm quadri, su questa cifra cade l'incertezza. Quindi, riporterò un S che vale 13,03 più o meno 0,07 centimetri quadri. Per il volume faccio non il doppio ma il triplo delle delta S su L. Delta B su V è 3 volte delta L su L, cioè 0.01 più 3.61 0,00831. Quindi delta B è delta B su V per V per 3.61 alla terza 0,3909 eccetera centimetri cubici, quindi 0,4 centimetri cubici. Il volume di 0, la lettura, cioè 0 alla terza, è dato da 3.61 alla terza, 47.05881 centimetri cubici, l'incertezza cade sul decimale, sul primo decimale, quindi sarà 47,1. Puoi lasciare un momento qua per favore? Certo. Qui cade l'incertezza. Che ho 0,4. Punto via il 9, questo diventa 4. Se avessimo avuto un 4, questo del 5, avremmo avuto 47,0. Cioè, e lo 0 lo devo tenere, eh? Sì, sì. Perché è rimasto 0 e basta. U uguale 46.1 più o meno 0,4 centimetri cubici. Se qui anziché esserci 0,5 e questo 0,4 veniva quanto 47.0 e lo 0 va messo. Ok. Quanto tempo ci
posso girare pagina? Così come l'incertezza della differenza è comunque la somma delle incertezze, analoga regola vale anche per il rapporto. Si può qui avere dove calcolare il rapporto tra due grandezze fisiche, chiamiamolo R, A fratto B, devo dividere A su B. Anche in questo caso l'incertezza relativa sul rapporto è la somma delle incertezze relative dei due termini A e B. Per esempio, se devo calcolare l'incertezza sulla densità, massa diviso volume, l'incertezza relativa della densità è la somma incertezza relativa di massa più incertezza relativa del volume, anche se il volume è denominatore. Quindi che io divida o che moltiplichi due grandezze fisiche, l'incertezza relativa del risultato è sempre la somma dell'incertezza relativa. Perché l'incertezza relativa è comunque qualcosa che, cioè, più calcoli faccio, più degrado l'informazione. Le incertezze non si riducono mai, aumentano sempre rispetto ai dati di partenza. Ok? Dopo continuo una volta. Dopodiché, trovato questo, faccio del R per R. Strada. Prego. Certo. Strada alternativa. Scusate. Anche questa è una regola importante, quindi la mettiamo. Questi li trovate riassunti in un PDF che trovate allegato alla lezione. Abbiamo visto prima il prodotto. Supponiamo di avere che P piccolo sia X per Y, dove X e Y sono grandezze fisiche qualsiasi. Abbiamo visto che delta T su P, l'incertezza relativa del prodotto, è delta X su X più delta Y su Y. Ok? In questo modo calcolate prima l'incertezza relativa su P e poi quella assoluta su P come... Attenzione, io scrivo delta P su P tra parentesi per indicare che questo in realtà è un numero solo, non è un rapporto, perché è il risultato di questo calcolo. Ok? Potete andare a calcolare direttamente l'incertezza assoluta semplicemente sostituendo a delta P su P su questo prodotto e ottenete il prodotto misto, cioè X per delta Y più Y per delta X. Questo però secondo me è più difficile da ricordare, è un'altra possibilità. Ma è necessario? No, è un'altra via. Secondo me è meglio, cioè è meno rischio, ci sono meno probabilità di errore, quella è prima l'incertezza relativa, somma delle incertezze e poi quella assoluta. Quindi non hai problemi che ci daranno. Potete fare come vi viene meglio, e sappiate che esiste anche l'altra possibilità. Riusciamo a fare forse un altro esercizio? O se no questo lo fate a casa. Supponete di avere un quadrato area A lato L e supponete di aver già misurato l'area più o meno 0,2 cm quadrati.
quanto vale il lato e l'incertezza sul lato soprattutto. Il lato è dato dalla radice quadrata di A. Ma abbiamo appena visto che la radice quadrata di A posso pensarlo come A alla 1/2. Quindi è una potenza di esponente 1/2. Quindi l'incertezza relativa sul lato sarà la metà dell'incertezza relativa sull'area. Quindi l'esponente è 1/2. Quindi, perché è una radice. La radice di A è A alla 1/2. Vedi lezioni di matematica sui radicali. E quindi l'incertezza sul lato è la metà dell'incertezza relativa sul lato, la metà dell'incertezza relativa dell'area. 0,2 diviso 3 è 2 per 1/2 dell'incertezza relativa del lato. La lettura del lato è la radice quadrata della lettura dell'area, cioè 3,2, moltiplico per questo risultato e ho il delta L. Provate, poi lo vediamo la prossima volta. Ok? Ci fermiamo qua. Sì, se vedete la calcolatrice.